L'Orissa, questa fertile regione caratterizzata da un paesaggio rurale variegato, è una delle più interessanti dell'India, ma è pure uno degli stati più poveri la cui economia si basa prevalentemente sull'agricoltura. La storia documentata dell'Orissa risale alla dinastia Kalinga tra il IV ed il III secolo a.C., sostituita poi dai Maurya durante il regno di Ashoka. Sanguinose guerre per la conquista di vasti territori e un'economia commerciale e agricola contribuirono all'espansione dell'impero Maurya su gran parte del subcontinente indiano. Alla morte di Ashoka, con le invasioni da nord e le dispute per la successione, l'impero iniziò a smembrarsi, ripiombando nell'oscurità. La maggior parte delle tribù è dedita all'artigianato, all'allevamento e all'agricoltura, tramandandosi di generazione in generazione usi e costumi rimasti inalterati per millenni. Tra le foreste dell'interno si trova la vera India, oltre 60 gruppi etnici di origine dravidica che si rifugiarono in questi ambienti impervi per sfuggire all'arrivo delle popolazioni indo-ariane 3000 anni fa. Alla fine della giornata trascorsa nelle risaie, la ricompensa è di 100 rupie, circa 1,50 euro. Il riso è l'ingrediente fondamentale della cucina dell'India. Accompagna praticamente tutti i piatti e viene usato per preparare molte pietanze. Thank you.
L'abilità artistica e il senso estetico di queste popolazioni tribali si manifesta nel modo di vestire e negli ornamenti, negli affreschi e nelle sculture in legno che decorano le case. La pianura costiera dell'Orissa si affaccia sul Golfo del Bengala. Qui l'attività principale della popolazione è la pesca,